completato. Autostarter che si sta per mettere in movimento, lampeggianti accesi. Un miglio per tre anni vincitori da 1000 a 5000 in carriera. Sono in 13 al via. In prima fila 1 Christian EG, 2 Cittoz, 3 Chirone Jet, 4 Capitano Mail, 5 Cervanton Jet, 6 Claire de Lune, 7 Cherry Clemmer, 8 Celi Egral. In seconda fila Cindy Lest, 9, 10 Celeste Dante, 11 Cardine Lewis, 12 Ciccio Jet, 13 Crystal Chris. Di galoppo Cherry Clemmer. Partita piana, Celi Egral. Stacco della macchina con Christian EG, che difende la posizione interna. All'esterno Cervanton Jet, che si presenta subito a chiedere e ottenere strada con all'esterno Claire de Lune. 14.6, il lancio si installa al comando Cervanton Jet, con stretta a bozzare Claire de Lune lungo i birilli. Al seguito del battistrada ci sono Christian EG e Cittoz, pedinato da Celeste Dante, 400 in 34 di fuori scoperto. Al seguito di Claire de Lune c'è Capitano Mail, a sua volta pedinato da Crystal Chris. Cervanton Jet che cerca di giocare col cronometro, i 600 in 45.8.15 abbondante. Il passaggio davanti alle tribune, si scopre in terza corsia Crystal Chris, che guadagna poco nel parziale, però davanti intanto Cervanton Jet approda al mezzo miglio in 1.2.16 questo paletto. Si va di là e Cervanton Jet guida sempre nei confronti di Christian EG. Claire de Lune che deve soffrire in fuori scoperto. Sul passo Crystal Chris in terza corsia, dal fondo del gruppo la mossa i Ciccio Jet, 1.17 e 4 i 1000 iniziali, con Crystal Chris e Ciccio Jet che vanno all'inseguimento di Cervanton Jet, il quale replica accelerando e prende un paio di lunghezze a Christian EG. 14.9 la dritta di là, l'errore di Ciccio Jet, in fuga per la vittoria Cervanton Jet, che se n'è andato anche dal tentativo di Crystal Chris. In terza posizione Capitano Mail, poi Celeste Dante che si era mossa dalla corda, all'ingresso del dritto arrivo e in nettissimo vantaggio Cervanton Jet, che ha 2.5 di margine e non ha patema alcuno se non quello di far passare i metri. Cervanton Jet che replica le belle impressioni recenti e viene a vincere facile davanti a un valido Crystal Chris. 2-2, un filo abbondante il totale, 1.16.6 la media al chilometro per il successo in coast to coast da un capo all'altro di Cervanton Jet, la seconda vittoria in 5 uscite in carriera. Vincenzo Luongo per Catello Panico, i colori dei Toniatti, il lavoro di Massimo Finetti. Cervanton Jet che non ha problemi a gestire la pratica, viene a vincere netto davanti a Crystal Chris, autore di una corsa a circoletto rosso, tenuto conto del percorso decisamente complicato. Al terzo per le vie brevi Cittoz, 5-13-2, il più che probabile ordine arrivo della quinta.